A casa, finalmente sono a casa. Comunque, non ho trovato il prezzemolo. Sapete quello nel barattolino? Non l'ho trovato. Boh, ma tutte le spezie, il prezzemolo non c'era. Era già tanto se ho trovato il rosmarino e la salvia, perché hanno tutto tranne quello che ti serve, di solito. E infatti è sempre così. Penso di aver un po', preso un po' di sole in faccia a guidare. Oh, che pesanti queste borse. Oh, io non potrei neanche alzare questi pesi. Video spesa veloce. Diavolina, carote, pane, questo qui che sapete, solito. Poi, rosmarino al Lidl, questo qui della Selex invece l'ho preso alla EO. Poi ho preso le salviettine per pulire multiuso al limone. Gli spaghetti, ho preso due confezioni di spaghetti da 1 kg perché due costavano 99 centesimi, c'era l'offerta. Poi ho preso cetrioli, ho preso banane, carta igienica, uova. Poi ho preso i cracker, il latte, 5 di latte senza lattosio, parzialmente scremato, assolutamente, perché lo scremato fa schifo. Poi è brutto dire che fa schifo, ma fa veramente schifo. Poi ho preso il deodorante per il bagno, ho preso questo qua anche se non credo mi piaccia molto, ma vabbè. Ho preso 2 sughi pomodoro con ricotta, poi invece ne ho preso uno anche normale, pomodoro con basilico. Ok, poi ho preso 3 di questi barattoli per l'insalata di riso. Mix di verdure per il riso, insomma, ecco qua. Queste sono al naturale, queste invece sono sotto aceto, sott'olio, va bene quella roba lì. Poi ho preso una bustina di questi qua perché voglio provare a piantarli, le taggette. E poi mi hanno dato 3 di questi giochini che andranno sicuramente ai gatti. Poi ecco qui c'è il latte. Ho preso 2 casse d'acqua e oltre alle 2 casse d'acqua ho preso 3 di sabbia per i gatti. E poi qui c'è la roba da frigo e congelatore. Allora, il macinato l'ho preso alla EO. Macinato preso alla EO, confezione risparmio. Questa era la più grande che c'era, la più costosa, io l'ho presa. Poi ho preso una confezione di questo Mare Monti, quindi sono i pisellini e poi ci sono le pesce gamberetti. Questa solita, che mi piace tantissimo. Poi ho preso 2 di parmigiano reggiano. Questo qua io lo prendo sempre, costa 1,29 a busta. E ogni tanto lo si trova anche in offerta questo qui. Poi ho preso 3 di wurstel al pollo e tacchino. Poi ho preso 3 buste di patate, le solite buonissime. Ho preso un salamino di questi qua che costano 1,15 euro, senza glutine e senza derivati del latte, eccolo qui. E poi ho preso anche una scatola di mirtilli perché volevo, mi piacciono i mirtilli, però di solito costano tantissimo e quindi non li prendo mai. E poi ho preso anche affettato, quindi ho preso una mortadella, prosciutto ne ho presi 2 che era in offerta 1,39 euro. Poi ho preso uno di salami Milano, ho preso uno speck e ho preso un prosciutto, no, prosciutto arrosto dovrebbe essere, no, porchetta, no, questa è la porchetta, non ho preso il prosciutto arrosto, ero convinta. E poi ho preso una confezione di ali di pollo speziate che sono molto più buone rispetto a quelle del Prix che avevo preso la settimana scorsa. Queste qua sono consigliatissime. E basta, borse vuote, questo è tutto quanto. Panna si fa la toilette lì sul tavolino, il piccolino si beve la sua acqua e Vi niente. ringrazio per aver guardato questo video spesa. Ve l'ho fatto più veloce del solito perché non volevo soffermarmi sui prezzi, perché sono sempre quelli. Il totale di questa spesa è di 55 euro spiccioli. Il macinato e la salvia, il barattolino di salvia, le ho prese invece alla EO. Il totale di questa spesa è di 55 euro spiccioli. Il macinato e la salvia, il barattolino di salvia, le ho prese invece alla EO. Vi ringrazio per aver guardato il video. Vi ricordo nell'info box trovate tutti i link ai miei social. Scrivetemi un commento, scrivetemi che video vorreste vedere. In caso che video vorreste vedere per giugno-luglio, in modo che io mi riesco ad organizzare adesso per quei video. E vi ringrazio, vi saluto e vi aspetto al prossimo video spesa. Ciao a tutti!